Salve dal vostro Saint-Enchan. Beh, Sono finalmente riuscito dopo giorni di a scoprire. ponderazione, perché è stato il giorno dei quattro papi? Perché siccome che i fedeli hanno la fortuna di avere due papi regnanti, che sono i principi della Chiesa, quindi due papi sovrani in carica simultanea, allora ciascuno di loro ha fatto santo un papa. Se erano 10 papi, ci sarebbero stati 10 papi santi. Tanto nella storia della Chiesa non mancano papi. Wojtyla di santi laici e religiosi ne ha fatti a schiere, però non ne ha fatti tanti di santi papi. E allora hanno voluto fare come un marketing, una promozione della Chiesa. Due papi in carica, due papi santi. E questa è la cosa. Se erano tre papi in carica, dovevano esserci tre papi santi. E quindi niente. Chissà chi dei due papi ha fatto santo a quale dei due papi. Questo è un dubbio che mi è venuto adesso. Se Papa Francesco ha fatto santo a Giovanni XXIII, se magari com'era Papa Benedetto XVI ha fatto Papa Santo a Giovanni Paolo II, o viceversa, che Papa Francesco ha fatto santo Papa a Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI ha fatto Papa Santo a Giovanni XXIII. Questo non l'hanno specificato, però ogni papa in carica ha fatto santo a un suo papa morto. Che poi io mi sono sempre domandato e chiesto: ma fino al giorno in cui non è nominato santo, uno che sia papa religioso o laico, è santo o no? Ed è solo santo da quel preciso momento in cui lo nominano beato, canonizzato, santo, e prima allora no, non lo era, o lo era e non lo era. Cioè, sembra qualche cosa di fiscale, e tu infatti non puoi esercitare come medico fino a che non hai il diploma universitario. Ma uno è santo fino a che non gli danno un titolo? E il certificato chi lo va a ritirare? La Divina Provvidenza? Cioè, la gente lo deve riconoscere come santo quando lo nominano santo? E poi perché per molti santi, santi per molti santi per molti santi hanno aspettato centinaia di anni, per questi due appena 50 anni e 10? Chi lo determina? C'è una voce dall'alto che viene e dice: fallo santo, perché se no non può andare avanti così il suo spirito. Chi lo decide? Un concilio di umani. E poi prima non era santo, poi già per decreto diventa santo. Sono i misteri della fede. Beh, vi lascio. Questa è stata una mia altra considerazione del vostro capitano Saint-Enchan. Mi raccomando, Travaglio, se ti serve un buon comandante per la nave senza capitano, ripensimi, il tuo capitano Saint-Enchan. Ciao e buona domenica a tutti.